Dopo uno stop che aveva destato preoccupazione tra comuni di Pistoia e governo, è stato sottoscritto il nuovo accordo per riqualificare l'area di Bottegone. Sono confermati 18 milioni di euro finanziati con il bando periferie, che però non vedranno più un anticipo del 20% da parte del governo, che salderà invece le spese effettivamente sostenute, documentate e anticipate dal comune, che dal canto suo procederà per step, primo stanziamento di 6.600.000 euro nel bilancio 2019, dopo aver spacchettato l'originario progetto unitario da realizzare in blocco. I progetti presentati poi, secondo il nuovo accordo, non potranno essere oggetto di modifiche. Aprile si comincerà con l'affidamento delle gare per la parte sulla mobilità dolce, con la riqualificazione di circa un chilometro della via Fiorentina, la messa in sicurezza di camminamenti e attraversamenti, oltre alla realizzazione di percorsi ciclopedonali e nuove piazze. Con questo è già pronto il progetto esecutivo, che dunque andrà in gara per i nuovi alloggi di edilizia SPES in via d'Aragona. Ricordiamo un po', diciamo, gli impegni quelli più onerosi e quindi le realizzazioni principali. Ma sicuramente la scuola, dove sostanzialmente verrà rifatto tutto, in termini di restauro, di efficientamento energetico, ma dovremo fare anche tutti quei lavori che riguardano la sismica e l'antisismica. Lo stesso per la scuola L'Aquilone, che verrà abbattuta e ricostruita, la viabilità, che è circa 1,7 milioni, bisognerà, anche quello richiederà un cantiere importante, che avrà un impatto sulla vita della popolazione. C'è un altro particolare molto importante legato al progetto di autostrade. Quindi, se Autostrade va avanti con appunto la terza corsia, dovrebbe realizzare appunto il casello, l'ultimo tratto dell'asse dei vivai. Noi l'avremmo messo, diciamo, in collo a loro come opere compensative. Anche questo è importante ovviamente per la zona e per il traffico.